America, finalmente l'Occidente che prevale sul famoso Oriente, anche una finale asiatica, tra virgolette, perché comunque insomma abbiamo Corgio e Jay Doublelift nella corsa inferiore per i Team Liquid, insomma un bel matchup, l'abbiamo detto, no? Poi il profeta Faker, come dice sempre Karen, ha predetto che sarebbe comunque arrivato in ogni caso in finale Doublelift, perché lui ha detto mi piacerebbe incontrare in finale Doublelift. Ok, tu magari non ci puoi arrivare, ma intanto Doublelift ci è arrivato, quindi bene o male qualcosa gli spiriti dell'eSport ti hanno dato come suggerimento. Saremo a vedere in ogni caso, perché adesso ho detto conducono da uno, come dici sempre, petto schiacciato dallo stivale di SKT. Ora i G2 hanno un compito importante: riprendersi. E tutto sommato, sai, di solito quando succedono queste cose mi vedi sempre un po' apprensivo. In questo caso però ti posso solo dare ragione sullo spirito combattivo dei G2, più volte visto in più riprese, ma soprattutto anche dalla loro mindset. Quindi mi aspetto proprio in maniera certa da parte loro una rivalsa, un comeback. Me lo aspetto sinceramente da parte loro, perché ne sono in grado, è proprio nelle loro corde questo comeback. Quindi staremo a vedere adesso questa prossima draft come la verranno a impostare. Ci sono dei ban obbligatori comunque. Per esempio abbiamo visto Khan senza quel cannon non riesce a essere così risolutorio, va tolto. Ci sono sicuramente delle risorse importanti che i G2 possono andare a negare dagli SKT fin dalle prime fasi di draft. Se non erro, G2 questa volta side selection, scelgono, esatto, ancora una volta la blue side. Quindi per adesso tutte e tre le partite blue side ha vinto, siamo quindi in selezione campioni, iniziano a volare i primi ban. Ancora una volta blue side, G2 rimuovono Jarvan. Dall'altra parte vedremo effettivamente cosa andranno a optare questa volta per gli SKT come ban. Intanto qui li vediamo per l'appunto uno a uno i giocatori. È importante Jarvan da rimuovere. Mi dispiace che Jankos non abbia trovato spazio con quel Jarvan. Davvero un peccato, ma d'altronde Kid, una performance stellare. Subito dall'altra parte su Akali, immediatamente eliminata dalla possibilità di essere selezionata dai G2, fondamentale in quel secondo match. Esatto, gli SKT non vogliono ripetere la performance dei G2, del G2 per i G2. Già. G2 continuano con il loro ban standard, rimosso anche Gali, adesso Jace ci saluta, lato SKT. Hanno un po' paura di questo Jace, ha ragione. Sicuramente. È un early game fondamentale con cui i G2 possono pestare forte. E l'ultima volta che sono stati loro a selezionarlo contro i G2 non è andata bene, Bunder ha tirato fuori il Pike Top e quel mid game è stato il caos. Parlando di Pike Top, ti aspetti dai G2 una draft comfort, una draft particolare che possa magari sorprendere gli SKT, oppure qualcosa che è più nelle loro corde e dici con questa possiamo giocarcela bene? È difficile adesso. Mi auguro di vedere qualcosa di particolare, perché i G2 li conosciamo come questo team incredibilmente versatile, incredibilmente flessibile, e ora che sono con le spalle al muro questa potrebbe essere l'ultima partita dei G2 fino all'inizio del Summer Split. Quindi i G2 hanno molto da mostrare, ma questo è un campione che ha attraversato la fase di draft. Hanno bannato Rakan, quindi qualcosa mi fa pensare a una qualche possibile strategia in corsa inferiore. Hai sacrificato Ryze, ma ti sei comunque accaparrato nuovamente quel Sylas e quella Rek'Sai. Già, SKT stanno cercando di replicare la composizione della scorsa partita, ma Ryze per i G2 è così importante, l'abbiamo visto giocato a livelli altissimi sia da Wunder sia da Caps, riescono a sfruttarlo perfettamente nello split push. Beh, nel Caps team fight, a mio avviso i G2 sono la squadra che meglio sa sfruttare tutti i punti di forza di Ryze. Esatto, Caps stesso ci ha provato più volte a vedere come un 1v4 con un Ryze ormai performante sia attuabilissimo. Intanto Brown in corsia inferiore, quindi una corsia che adesso può fare dalla sua, e non, sinceramente non me l'aspettavo e non me l'aspettavo. Quindi vanno a togliere, rubare quella corsia così insidiosa presentata prima da Teddy e Mata. Varus insieme al suo Brown hanno un'ottima difesa e degli ottimi controlli. Assolutamente sì, gli SKT adesso probabilmente puntano ad accaparrarsi un support per garantire un matchup perlomeno favorevole. E Tam Kench è riuscito a sfuggire da questa prima fase di ban in questa partita, quindi verrà selezionato per Mata. Adesso che avanziamo verso la seconda fase di gioco, seconda fase di ban, SKT possono concentrarsi sui jungler, dal momento che Jankos non ha ancora selezionato il proprio. Magari un Olaf. G2 invece possono concentrarsi sul tiratore, ma la champion pool è così diversa. Mi aspetto di vedere lato G2 ban di Tam Kench e ban di Ezreal ancora una volta. Non di Tam Kench, cosa ho detto? Esatto, vuol dire Kalista. Esatto, Kalista e che sinergizza e così bene con Tam Kench. Esatto, sono fondamentali. Il ban di Sejuani, tranquillamente chiamato, addirittura me l'aspettavo
come risposta a quello della Rek'Sai. D'altronde è un buon tank, tra virgolette, può resistere ai danni in entrata iniziali da parte di Kleed con la sua Rek'Sai, ma ovviamente rimossa dagli SKT onde evitare. Qua non sopraggiunge Kalista, ma arriva Ezreal, che sappiamo, ottima sinergia, l'abbiamo già visto più volte. Esatto, secondo ban mi aspetto comunque sia Kalista, come dicevo. SKT ancora possono rimuovere, andare a rimuovere jungler. No, optano per un altro di quei solo laner duali in Nico. Lascia Biancos un pochino più libero nella sua selezione. Ci sarebbero ancora troppi campioni disponibili di ottima fattura. Serve la magia. Arriva Ken per l'appunto per Khan. Non vogliono farlo giocare e fanno bene. Quel pick è fondamentale per loro. A questo punto mi aspetto adesso un pick di Kalista da parte di Teddy. Sì. Lo conosciamo come un impeccabile Kalista, invece no. Sarà Ashe selezionata. Questo è molto particolare perché piccare Ashe contro Varus Braum vuol dire che vuoi andare a contestare un po' l'aggressione delle prime fasi di gioco di Varus, sfruttando meglio il tuo lungo range. E quello è uno Skarner che arriva da parte di Jankos. Perché ci ho pensato subito? Quando hai detto la Champion Pool è ancora così vasta, ho detto, e se prendesse Skarner? Fondamentale, tra l'altro, Skarner con i Team Liquid ha fatto qualcosa di... Ok, boys, ok. Abbiamo Skarner e Gnar. Non le più spicy delle selezioni, ma sicuramente strano. Qualcosa che ultimamente non vediamo più di tanto. Le abbiamo viste ieri durante la serie degli Invictus Gaming contro i Team Liquid. Skarner ovviamente indispensabile in quella terza vittoria che ha assicurato la vittoria della serie ai Team Liquid. Invece Gnar, ottimo nelle mani di The Shy, in corsia laterale. Bravo a... Gnar è un pick che in questo meta, soprattutto in questi scontri dove vanno a cozzare effettivamente questi due team degli stili così diversi, avere un campione che può split pushare e team fightare è molto utile. E infine chiudono con Victor, quindi comunque hanno del danno magico molto prepotente e rispondono con un piccolo controllo. Ma parlando di controlli, mi sa che gli SKT a un certo minutaggio della partita faranno una capatina al distributore di fasce d'argento vivo, giusto proprio? Assolutamente tipo, sì. Chi vuole le fasce? Io. Devono per forza pagare la tassa di Skarner, quei 1300 gold prima o dopo devono arrivare. Meglio se prima, ovviamente. Questo darà ovviamente ai G2 la possibilità di avere quel piccolo frangente della partita in cui le loro build sono un pochino più avanzate di quelle avversarie. Esatto, ci sarà una spesa maggiore da parte degli SKT, giustamente questa tassa da pagare. Ma lo dicevamo per appunto, urlano controlli la draft dei G2. Hanno controlli su ogni campione. Gnar ti può suonare al muro? Sì. Rise, prigione runica. Catena della corruzione. La passiva di Braum. Sì, sì, c'è pieno hanno di controllo. La frattura glaciale, pieno zeppo di controllo. Certo, c'è Sylas che può prendere ognuna di queste e utilizzarla a proprio piacimento. Questo è anche molto preoccupante comunque. Ma ovviamente l'ho preciso, ma non si può temere per sempre un Sylas, anche perché molte volte abbiamo visto soccombere. Quindi bene o male è utile, ma bisogna anche saperlo usare. Certo, nelle mani di Faker è un'altra storia, abbiamo già visto fare ottime performance, ma adesso ci avviamo verso la terza, no, la quarta entrata nella landa di questa forse giornata. Forse l'ultima, ci siamo, Rune Terra, la landa degli evocatori, SKT al match point contro i G2. E da casa con i vostri hashtag, ovviamente, hashtag G2win, hashtag SKT win. Fateci sapere per chi fate il tifo, riusciranno forse gli SKT a porre fine alla serie, a porre fine alla giornata competitiva di oggi e assicurarsi quindi la loro presenza nella finalissima della MSI 2019? Staremo a vedere in ogni caso adesso subito Mata molto aggressivo. È interessante vedere Mata su Tank Ench, sappiamo essere uno dei suoi migliori campioni, tra virgolette. E vedremo come performerà, perché in questo momento... Occhio, Jankos subito preso di mira. Subito, Jankos preso di mira da Faker, le catene connettono. Purtroppo non i danni della cosa di assestamento, ma poco importa. In ogni caso, Caps e Wunder erano pronti a convergere su di lui. Ottengono già un po' di informazioni, quindi i membri degli SKT costringono Jankos ad arretrare un attimo, non avere totale controllo su quella spira nel fiume che invece voleva conquistare. G2 però si mobilitano sul lato inferiore della mappa e si portano a casa quest'altra spira. Un giusto giro di spire, diciamo. Nonostante comunque Mata non voglia lasciare il passo, anzi subito pronto già in anticipo, primi colpi da parte di Teddy. Sono giochi di informazioni, giochi molto importanti in questo frangente. L'ultima partita per gli SKT, forse un motivo per recuperare per i G2. Sicuramente una situazione delicata per entrambe le squadre, non vogliono fare errori, non vogliono
portare effettivamente questa partita a un Game 5 se sono gli SKT e i G2 non vogliono abbandonare prematuramente il torneo. Clid ancora una volta nelle sue mani la Rek'Sai con cui ha dominato l'early game della scorsa partita. Vediamo se riuscirà a farlo di nuovo. È un bel rischio quello che hanno preso i G2, lasciare quindi nuovamente per questo pick come Ryze. Se questo Ryze non li conduce alla vittoria sarà un problema, perché l'hanno power tradato per lasciare comunque Sylas e Rek'Sai. Sì, è stata una scelta dura da fare per i G2, ma sono stati costretti a farla un po' dall'impostazione di draft degli SKT. E come ho detto già in fase di draft, a mio avviso i G2 sono la squadra che meglio riesce a utilizzare Ryze, quindi dovrebbero riuscire a sfruttarlo abbastanza bene. Caps, lo conosciamo, è assolutamente mostruoso con questo campione e ancora una volta ha l'opportunità di dimostrare il suo valore contro il suo acerrimo nemico. Acerrimo nemico, un po' mentore, un po' sensei, con un pick che Faker ormai ha completa padronanza, non solo con la stessa skin intitolata a Faker. Non solo è apparso in una cinematics nel ruolo di Ryze, con dentro il rotolo runico, quindi più di così, più Ryze di lui non si può. Detta proprio in parole povere. Qui attenzione perché Clid è subito molto aggressivo, potrebbe portarsi addirittura arrivo su Caps, ma c'è quel lume, lume birbante, che effettivamente va a dare visione di Clid lì pronto in quella corsia centrale. Caps gioca comunque molto bene perché non indietreggia troppo, ne avanza. Questo fa comunque perdere molto tempo allo stesso Clid che adesso passa, così rivela un po' di informazioni allo stesso Skarner di Jankos e poi si va verso quel largo granchio. Entrambi i jungler che stanno seguendo percorsi abbastanza tranquilli. Addirittura Clid non ha ancora farmato la sua metà inferiore della giungla. Voleva mettere un pochino più di pressione, ma questo ha permesso a Jankos di avanzare nettamente in farm, raddoppiare addirittura il CS di Clid. Giro su Khan. Jankos vuole chiudere, si porta in avanti, adesso l'ha visto, ma poco importa. Khan potrebbe essere tranquillamente preso, l'ottimo flash per evitare i controlli. E riesce quindi a, seppur con l'utilizzo del proprio flash, a evitare questa possibile aggressione. Adesso sta arrivando Clid, potrebbero forzare un 2v2, c'è il vantaggio di livelli. Lato G2, adesso Jankos addirittura ha abbandonato. Attenzione nuovamente, Faker su Caps, i danni si sprecano, Caps non riesce a trovare il primo colpo della propria Q, né il secondo, riesce comunque alla prigione runica, riesce a contare nel terzo, ma il dispendio di mana è enorme da parte sua. Sì, ancora non ha quella lacrima dalla dea della sua, ancora non può permettersi di spammare liberamente tutte le abilità, ha il teletrasporto disponibile, quindi quello che Caps adesso sta cercando di fare, attirare, chiamare il suo jungler per aiutare a rompere un po' questo sgradevole push e garantirgli un back favorevole. Ma invece, è Khan quello che da solo nuovamente si porta in avanti Wunder, i primi rallentamenti, la trappola comunque utilizzata, il flash più lo stun su Khan che non può far altro che soccombere. Questa volta sotto i colpi e il primo sangue di Wunder. Jankos punisce severamente il top lane avversario, ancora una volta troppo avanti senza il flash, i controlli ci sono, i danni ci sono e quella è una prima kill nelle mani di Gnar. E adesso Jankos si dirige in corsia centrale per appunto liberare un po' Caps da questo peso che Faker sta applicando in fase di corsia. Anche perché non ha più mana, quindi è costretto al richiamo in base, mentre Faker può ancora giostrarsi molto bene, spingere l'ultimo ondata e poi tornare. Corsia inferiore, fortunatamente, grazie alla presenza sia di Bram che di Tankench, piuttosto passiva, a meno che nessuno di due si inventi qualche giocata, difficilmente vedremo lì i jungler. Per adesso sì, Clid però si fa forte della presenza in corsia inferiore, addirittura il lume di controllo adesso farà sapere a Jankos che c'è qualcosa che sta succedendo attorno a questo drago dell'oceano. Livello 4 per entrambi i jungler, ma la botta degli SKT sta arrivando per prima. Jankos non è riuscito a completare la spira, addirittura il teletrasporto di Faker. Potrebbero però chiudere questa volta Mikix, Clid però ha troppa poca vita, ha preso un sacco di danni. Faker ora potrebbe essere chiuso lì contro 4, si girano su di lui, pronto arriva però già a evitare. C'è il teletrasporto di Wunder, il flash di Mikix per cercare l'ultimo colpo su Mata, purtroppo non riesce a connettere. Wunder si porta in avanti, poi c'è l'esplosivo per portare fuori Teddy dai guai. E in ogni caso questa guerra di teletrasporti e di summoner la vincono i G2 con questo drago dell'oceano. Sì, e Khan rimane in corsia superiore a cercare di arginare un po' la differenza in farm che si era accumulata tra lui e Wunder. Faker nel cespuglio sta aspettando un po' e lo Gnar avversario riesce addirittura a rubargli la suprema. Portale dei reami, portale dei reami, si porta in avanti subito fuori il flash, risposta anche quello di Faker. Caps trova la prigione unica, ma ormai è fuori dai guai lo stesso Faker. Il flash di Faker lo ha portato a così tanto raggio di distanza che nonostante Caps abbia applicato E e poi W, la W ha colpito prima che lei lo raggiungesse, perché con il flash ha guadagnato abbastanza tempo da permettergli di evitare l'abilità. Questo vuol dire prigione runica non potenziata, immobilizzamento più breve e i rimanenti membri di G2 non sono riusciti a collassare su Sylas.
In ogni caso sono risorse che vengono utilizzate da una parte all'altra. Certo, c'è comunque un drago dell'oceano, quindi un'importante risorsa iniziale. Il prossimo sarà della nuvola. Victor necessita di tempo. Tra l'altro è bello vedere sia Wunder che Victor con l'Eri, e quindi si lanciano ogni tanto pochi alla distanza con questi mici spettrali magici. Per adesso però un buon early game da parte dei G2, nonostante in quella singola uccisione che hanno trovato in corsia superiore abbiano preso parte appunto soltanto Wunder e Janko. Se dopo tutta quell'azione attorno al drago non c'è stata nessuna kill, soltanto quel singolo drago elementale ottenuto dai membri dei G2, attenzione Clid su Jankos, Faker potrebbe chiudere la strada a Cap stesso. Clid però deve stare molto attento nonostante gli ultimi colpi. Il proc questa volta rune il conquistatore per lui. Non c'è niente da fare, non trovano lockdown, non trovano danni abbastanza nessuna delle due squadre per bloccare un membro del team avversario. La prigione runica era stata spesa poco prima da Caps sul servitore per poter ripulire più tranquillamente l'ondata. Adesso addirittura abbiamo visto Faker utilizzare lo Gnar per ripulire la wave e avere un recall facilitato. Corsia superiore, scambio di colpi. Nuovamente Khan, le stacche di Wunder si fanno sentire, la trasformazione è disponibile, potrebbe lanciarsi, trovare un buon knock-up, qui lo vediamo per l'appunto trovare lo stun, lo ributta contro il muro, la prigione comunque si fa sentire dall'altra parte, però preso in inganno Mata, pronto a pulire, Caps otterrà l'uccisione, poi qui Wunder con Khan, o meglio, su Wunder sia Khan che lo stesso Clid chiudono facilmente l'uccisione nonostante la trasformazione di quest'ultimo. Già qua purtroppo Wunder utilizza la sua suprema un po' per pulire l'ondata, un po' per scacciare Khan e metterlo in difficoltà, ma subito Clid che è nelle vicinanze lo punisce forzando il 2v1 a cui adesso non poteva più rispondere, quindi scambio di decisioni attraverso la mappa. Kill però che va nelle tasche di Caps e quello è molto importante, dare una kill a Ryze fin da subito. Attenzione perché qui Perks flash in catena della corruzione, purtroppo non trova alcun membro, Mata solo adesso sopraggiunge, ma c'è anche Jankos, i suoi flash ovviamente non sono ancora disponibili, deve stare molto attento, potrebbe comunque lanciarsi sulla backline, Teddy è molto vicino, è davvero tanto esposto, Mata però pronto effettivamente a divorarlo, devono retrocedere i G2. Già non vogliono forzare un dive in questo momento molto pericoloso, è un thumb catch, può proteggere il suo tiratore, quindi il bersaglio non è ideale in quella corsia inferiore. Perks e compagnia decidono di arretrare e cedere il passo. Esatto. E in ogni caso paradossale come quelle due uccisioni siano andate proprio su i due maghi che scalano meglio, ovvero per l'appunto da una parte Caps col suo Ryze e dall'altra Khan con suo Victor. Situazione molto molto delicata ancora. G2 mantengono una leggera gold lead che è sicuramente favorevole, hanno un ottimo scaling dalla loro. E qua rivediamo ancora una volta il pick che sono riuscito a trovare su Mata che non aveva visione, si attarda a pulire un lume di controllo, ma poi Jankos che esce dall'ombra della guerra con il predatore attivato, con la suprema, lo stun. E qua invece in corsia superiore Clid che punisce Wunder che non ha più escape, non ha più la suprema da utilizzare, non c'è via di fuga. Da quella famosa trappola più stun sotto torre, da lì è partito tutto quanto. Bravo comunque Clid che fino adesso non è riuscito a trovare molta aggressione a capitalizzare quell'uccisione fondamentale. Assolutamente, freccia di Ace che colpisce dalla distanza. Viaggio degli abissi, vogliono chiuderlo. C'è Mate e Clid, frattura glaciale per bloccarli. Perks però attenzione perché potrebbe essere stunnato per l'appunto. I danni di Clid si fanno sentire e la sua suprema consegnerà l'uccisione. Solo ora sopraggiunge Teddy. E ha comunque l'assist grazie alla freccia. Che macro esecuzione da parte degli SKT. Vedono magia. Perks recollare, colpiscono con la freccia dall'altro lato del mondo. Sembra che lo stordimento dura così tanto. Perks non riesce a sfuggire in tempo. Il viaggio negli abissi che porta anche il jungler nei pressi dell'azione. Perks non ha via di fuga. Veramente, veramente ben eseguito lato SKT. Davvero un'ottima esecuzione. Viaggio degli abissi che porta lì, subito. Clid pronto a fare un buon knock-up, connette gli stun con lo stesso Mata e a quel punto facile l'uccisione. Qua appunto la piccola pausa, sembra essere stata chiamata dai G2, c'è sicuramente tensione tra i membri della squadra, c'è sicuramente momenti di quasi incredulità dopo questa veramente è una di quelle azioni che non puoi veramente aspettarti perché arriva da così lontano che perché soltanto tu riesca a concepire l'idea di quella giocata è una cosa che quando la subisci non ti viene mai in mente. Ti viene in mente soltanto quando la stai eseguendo. Esatto. E quando alla fine sei morto, a quel punto... Ah, ecco perché. Ah, magari Perks era già con lo shop aperto. Beh, come... Possibile. Recall in base, mancano pochi secondi. Fammi vedere lo shop, non mi attardo. Catalogo shopping. Non mi attardo a prendere la prima power spike e viene punito.
Bisogna tenere conto comunque di una suprema globale come quella di Ashe, molte volte risolutoria, proprio perché anche da lontano è un CC che non ti puoi aspettare, è davvero difficile. E qua infatti rivediamo il replay, guarda da dove è partita la freccia di Teddy, addirittura sotto torre, non aveva visione immediata, ma credo l'abbia visto recollare quando è iniziato il recollo. Infatti lo colpisce un po' di strisce, ma lo stordimento dura così tanto. Infatti Mickey all'inizio non arriva neanche a pulire, ad aiutare il suo AD carry, perché non pensa ci sia la minaccia, ma poi quando arriva l'indicatore del viaggio agli abissi è ormai troppo tardi. Mata che accumula stack, riesce a divorare Perks, impedire il suo escape, la guarigione utilizzata da Mickey a poco serve. Un'altra fantastica uccisione da parte degli SKT, veramente ben eseguita, e si riprendono dopo un inizio di game un pochino più... Sì, tranquillo, che andava un po' più a favore dei G2. Sì, comunque esatto. Caps giova il suo Ryze da questa situazione di, tra virgolette, farm tranquilla. Infatti la maggior parte delle azioni le abbiamo viste corsia superiore e null'altro. Forse un po' in corsia inferiore con l'arrivo di Jankos, che comunque si è trasformato in nulla di fatto, perché per l'appunto le lane non sono predisposte, a meno che, come dicevo, la magia, in questo caso è arrivata da parte degli SKT. E queste sono le giocate che gli SKT devono inventarsi per garantire un vantaggio. Effettivamente una tendenza che abbiamo visto in questa serie è che chi trova il vantaggio nelle prime fasi di gioco spesso riesce a mantenerlo. Perché stiamo guardando due team a così alto livello di esecuzione? È... In League of Legends generalmente è più difficile recuperare un vantaggio che mantenerlo. Quando mantieni... Se devi mantenere un vantaggio devi cercare attivamente di... Creare azioni. Creare azioni, esatto. Cioè, se devi recuperare un vantaggio. Ah, se devi recuperare un vantaggio. Se devi recuperare un vantaggio devi cercare di creare azioni. Cioè, devi cercare di generare dei vantaggi particolari. Ci arriva notizia che stanno investigando su un'interazione tra Braum e Rek'Sai. E credo di sapere qual è, perché quando Mickey è corso in difesa del suo AD carry ha lanciato la frattura glaciale mentre Rek'Sai stava utilizzando il tunnel. Rek'Sai è stata colpita dalla frattura glaciale, ma l'animazione del tunnel è completata, è arrivata dall'altro lato e grazie a quello è riuscita a trovare lo knock up sul bersaglio giusto. Se dovessero mandare un altro replay dell'azione lo vedremo, ve lo mostrerò attentamente, fateci caso. E non sappiamo effettivamente se sia un'interazione corretta o se sia stato un errore del codice di gioco. Stanno investigando comunque, quindi a breve avremo la risposta. Comunque sì, come stavo dicendo, è difficile per un team assoluto a questi livelli, ma in generale su LoL è difficile recuperare che mantenere, perché comunque mantenere vuol dire semplicemente continuare a fare il tuo gioco perché sta portando risorse, anzi qualche volta forzi un po' la mano e quindi semplicemente cammini verso la struttura avversaria. Recuperare, l'hai detto te, devi creare azioni, ma soprattutto creare azioni che colgano in fallo il nemico, perché ovviamente provvisto di risorse può fare molti più danni rispetto a te e quindi non puoi dire ok, forziamo un team fight e ce la giochiamo. No, non hai le risorse per farlo. Anche quindi devi creare risorse per dire ok, questo qua ha una virtù della triade ma deve essere colto da solo, perché se lui insieme agli altri quattro ci distrugge. Anche perché League of Legends è un gioco a somma zero. Per ottenere dei risultati da un lato vuol dire che altrettanti ne devono essere ceduti dall'altro. E entrambe le squadre hanno lo stesso numero di risorse, hanno tutti lo stesso numero di minion che escono dalla base, lo stesso numero di campi nella propria giungla. Quindi se stai cercando di recuperare uno svantaggio non basta che fai quanto il team avversario, perché il team avversario riuscirà sempre a pareggiarlo, devi fare di più. Questo invece è il replay di come Mata, trovato in flagrante, poco da fare per lui, Jankos esce. E poi qua invece contemporaneamente l'uccisione di Wunder grazie agli ultimi colpi di Khan. Sì, addirittura Wunder in quell'azione non ha... ho visto adesso che aveva ancora il flash a sua disposizione, ma ha scelto di non utilizzarlo, probabilmente perché non avrebbe significato granché. Al massimo sarebbe stato Klid a spendere il suo stesso flash e a inseguirlo e trovare comunque l'uccisione. E quando sei Gnar e hai una suprema così impattante a livello di teamfight, vuoi cercare di mantenere il tuo flash il più possibile, soprattutto se sei un giocatore dei G2 che va sempre a cercare quegli outplay meravigliosi sfruttando ogni risorsa a loro disposizione. Anche perché comunque un Gnar senza flash in ogni caso ha un po' di kit di movimento nelle sue abilità, però è anche vero che a questi livelli trovarsi senza un flash un personaggio, un player come Klid può nuovamente tornare su Viktor, può punirti come hanno fatto prima con Viktor. Esatto. Quindi è fondamentale tenere, dire ok, tanto qui sono morto, a meno che non prego qualche santo dell'eSports non mi salverò mai. A questo punto meglio lasciare la summoner dove sta, così che non debba ricadere nello stesso errore. Sicuramente. E stiamo quindi affrontando un'altra pausa. Come nella partita, nella seconda partita, vediamo se anche questa pausa sarà abbastanza per dare G2 la spinta per sopraffare l'opposizione. La scorsa partita
dopo la pausa il game è finito in un batter d'occhio. È non un piano, penso, è un non piano. Penso sia allo stesso modo, perché siamo ancora molto early nella partita, quindi... Ora ognuno dei loro player chiama una pausa, raccimolano 10 minuti di pausa che tanto gli basta per ritornare col mindset. Scherzi a parte, l'inizio era pressoché equilibrato tra loro due, dicevamo, erano abbastanza equilibrati l'early game. Poi qui a un certo punto ho detto, ma sai, Clid adesso è riuscito a trovare una piccola azione con Khan su Wunder, sta iniziando un attimo a riprendere il suo early game. E poi a un certo punto che è successo? Giocata da parte di Teddy, riescono a capitalizzare, si riprende quindi con un Clid in vantaggio. Sì, nel frattempo l'investigazione è stata risolta su questo problema, niente di fatto, reputato non un bug, non un errore, esattamente come l'interazione dovrebbe avvenire, quindi si tornerà in partita a breve. Esattamente da dove ci siamo interrotti. Ora che ci penso, qualora fosse stato appurato magari l'errore del codice di gioco, avrebbero fatto un chrono break per tornare a una situazione di stasi precedente. E quindi niente freccia di Teddy, niente azione. Ritorno a quel in base. Punto immagino di sì. Beh, questo però non è accaduto, quindi a breve ritorneremo in dirittura d'arrivo sulla landa degli evocatori con l'uccisione di Clid, o meglio l'uccisione dello stesso Perks. Grazie alla combo Mata più Clid, e diciamo per appunto si porta in vantaggio nuovamente adesso, quindi sì, rinizia un po' quel piccolo snowball da parte della Rek'Sai, e ora vorrei vederla molto più operativa ora che ha le risorse in più. Sì, anche e soprattutto per sfruttare questi momenti del gioco in cui la composizione avversaria ancora non è completamente online, non hai quel Ryze che può split pushare e teamfightare, non hai Varus con due oggetti che può terrorizzare l'opposizione. L'unica cosa di cui gli SKT devono stare attenti è Skarner. Finché non pagano la tassa devono sempre porre immenso rispetto a quella ulti. Smithy ce l'ha insegnato. Esatto. L'ha insegnato un po' a tutto la a parte tutto orientale, a tutto il mondo, ai campioni del mondo, gliel'ha insegnato, ma stesso contro i TSM, fondamentale nell'ultima vittoria. Assolutamente come nella sì. Prima. Entra, preleva, come imposta, come lì, arriva come in banca, arriva, preleva, il contante fa tu, vieni con me, prego, c'è un party, sei il festeggiato. Fa il famoso vincitore del sorteggio. E Skarner è un pick che in questo meta attuale fa un po' fatica a imporsi, principalmente sì, a causa della presenza di tutti questi invece jungler aggressivi come Rek'Sai, Jarvan. Infatti non è un matchup che ti aspetteresti di vedere uno Skarner selezionato dopo aver già visto un Rek'Sai, ma a quanto pare i G2 reputavano il potenziale di engage, il potenziale di soppressione, isolamento più valido di quanto fosse un matchup favorevole. E sono dei sacrifici che a volte devi essere disposto a fare, perché quando sei con le spalle al muro, quando sei nella quarta partita, match point per esatto, il team avversario, devi un po' tirare fuori tutti gli assi nella manica. C'è anche da dire che effettivamente se Juani è rimossa, Jarvan l'hai rimosso tu, Rek'Sai l'hanno presa loro, ci sono ancora delle possibilità, c'è una bella champion pool, però hai visto che un semi tank o comunque un tank utility come se Juan è un altro campione, poco possono fare contro Clid. Ma signori, siamo tornati questa volta con un bel 1v1. Caps, Faker, scambio di colpi. C'è anche Mikix pronto, potrebbe trovare un primo colpo. Rubata invece la Suprema grazie a quel lume del controllo che gli dà per appunto visione sul supporto dei G2. Adesso si riprende, quindi come al solito Jankos continua a fare il messaggero della Land che aveva iniziato prima che entrassero in pausa. Adesso lo finisce, se lo prende nel suo inventario. Vediamo se deciderà di applicare immediatamente pressione, magari in questa corsia centrale per dare altre risorse a Caps. Per adesso sembra che Faker si stia spostando per riottenere un po' di controllo attorno a quest'area della mappa. Grande convergenza di membri degli SKT verso questa corsia centrale. Potrebbero cercare un po' di azione. Bocciuolo della visione utilizzato da Teddy, subito ping, vanno a segnalare la presenza di Jankos e Mikix. Qui lo vediamo per l'appunto, lasciato da solo Teddy, rischio grosso, c'è cioè il predatore su di lui, viene subito immobilizzato. Questa è una cosa importante però, l'interazione tra Ash e lo stesso Jankos, il suo scarico. Opla! Il flash prelevato, ma subito Mata, essenziale, preleva il proprio jungler. Ora però potrebbero riversarsi Clid, ingenti danni da parte di Caps, Faker potrebbe essere chiuso, trovato lo stun da parte di Wunder. Clid si lancia dietro, potrebbero trovare il portale dei rami, riuscirà Perks con la freccia Faker penetrante, con un tipo ai Faker, purtroppo il flash, ma solo per trovarsi in faccia Perks, doppia uccisione per lui. Crollo degli SKT su questo drago della nuvola. Già, pessima convergenza da parte loro, nonostante Mata fulmineo con la reazione, con il divorare per proteggere il proprio jungler e quindi andare completamente a nullificare quella tanto temuta suprema di Skarner.
teamfight va a favore G2. Scan non ha punti comodi su cui teletrasportarsi, non vuole teletrasportarsi in mezzo all'azione su magari quel lume di controllo. No, il lume di controllo era appena stato pulito. Qua lo vediamo immediato. Mata legge le intenzioni del team avversario e chiamano il teletrasporto, ma arriva così lontano, dietro la tana del drago addirittura, quindi Khan non ha neanche modo per attraversare quel muro, deve fare il giro ed è così lento. Clid cerca di fuggire da un lato, ma ci sono Yanko e Sefunder. Faker allora cerca di fuggire da dove è appena fuggito Clid, ma ci sono i rimanenti tre membri dei G2. Perk si porta a casa due uccisioni. E sono fondamentali queste due uccisioni perché per l'appunto lo vediamo con già una lama del re in rovina nel suo mentale. Si consola quindi dopo aver regalato quell'uccisione fatidica in mano al team avversario. Adesso raggiunta la sua prima power spike, raggiunti dei primi obiettivi. Vediamo anche Caps adesso comunque 1-0-2, ha ottenuto buone risorse da quello scambio e sarà utilizzato l'occhio del messaggero in corsia inferiore, così come anche il teletrasporto dello stesso Caps. Vogliono chiudere questa torre, possono farla, sarebbe già la prima torre consegnata nelle mani dei G2, che quindi avanzerebbero ulteriormente con le loro risorse per questo early game. Quindi è subito che va quindi a crollare il primo mattone nelle mani dei G2 e la gold lead si inizia a sentire sempre già di più. E tutti i gold vanno nelle tasche di Perks. Adesso guarda, Perks a 1800 gold di vantaggio rispetto a Teddy. Quella è un'abissale differenza. Infatti la differenza della build è enorme. Wunder adesso solo sotto la sua torre, ma è trasformato. Perks subito in assistenza. Dive che quindi demorde Jankos su Clid e Faker. Caps subito dietro di lui, potrebbero tranquillamente chiuderlo. Il flash subito Clid per Antonio con il suo flash difensivo. Poi qui la catena della corruzione trova Khan e rischiano grosso su Wunder, su di lui potrebbe trovare gli stessi controlli. La stasi per ritardare, ma Clid non può aiutarlo. Caps raccoglierà un'ulteriore uccisione. Bravi G2 ancora una volta, continuano a forzare aggressioni con i loro cooldown disponibili. Il teletrasporto di Perks per reagire al dive che stavano impostando su Wunder. Wunder, che quel flash è riuscito a mantenerlo, adesso lo sfrutta per ottenere quello di Clid in cambio. Khan, stessa cosa, è costretto a fuggire ma viene colto dalla catena della corruzione di Perks. E G2 che si portano a casa un'altra ennesima uccisione. Adesso anche Caps, 500 gol in vantaggio contro Faker. Questo Ryze 2-0-2 sta iniziando a scalare. Ed è problematico perché abbiamo visto anche i danni che è riuscito a fare comunque a Clid inizialmente. I controlli che può portare in un team fight, essenziale anche il portale dei reami, l'abbiamo visto in maniera utilizzato in maniera ottimale. Assolutamente sì. Ed è per questo che ritengo i G2 che, come la squadra che meglio riesce a sfruttare Ryze. Ottimo uso dei portali dei reami per sfruttare flank, per chiudere uscite, addirittura per trasportare tutto l'intero team da un lato all'altro della mappa, verso il Baron magari. Ottimo utilizzo nello split push, ottimo utilizzo nel team fight. Sia Caps che Wunder sanno eseguire questo campione al massimo delle sue potenzialità, ma Caps soprattutto lo conosciamo per così tanti highlight reel con Jankos però si lancia, vuole Teddy, il lume del controllo però, il lume della visione tolto dal lume del controllo, poi il portale reami porta lì Caps, pronto la prigione unica su Teddy, ormai è lì, lasciato da solo, poco può essere fatto, poi Mata preso d'assalto, arriva addirittura la suprema parte di Jankos che lo consegna nelle mani di Caps ed è un'altra uccisione per lui, un'altra per Jankos, stanno partendo i G2. E adesso gli eschettini devono approfittare, devono ottenere qualcosa da questo scambio, infatti si riversano in tre sulla torre in corsia centrale per cercare di pareggiare un po' le sorti, la differenza in gold, ma non riescono neanche a prendere la torre, non ci sono i minion. L'esecuzione su quel gank in corsia superiore da parte di G2 è stata perfetta. Il portale dei reami che divide Teddy da Mata, Caps è in mezzo, Jankos e Mikix che si lanciano non su Teddy, che ormai è spacciato, ma su Mata. Guarda il posizionamento. Il portale di reami, Cap si posiziona proprio all'orlo e divide perfettamente in due la posizione. Guarda cosa fanno Mikix e Jankos. Fanno fuggire Mata, gli dicono tu non puoi salvare il tuo AD carry. E una volta che Teddy è stato eliminato, a quel punto arriva la suprema di Jankos per portarsi a casa anche Tahm Kench. Perché se fossero andati su Ashe, se la ulti di Skarner fosse stata utilizzata su Teddy, Mata poteva semplicemente mangiarlo e scorrere via. Così no. Davvero un ottimo utilizzo quindi delle loro risorse, delle loro abilità, l'avevamo detto anche poc'anzi. Questo è fondamentale per i G2 che per l'appunto si portano avanti, gold lead che piano piano continua a essere sempre più sostanziosa. E sui carry del loro team. Esatto, 3-0-3 adesso Caps, quasi 100% di kill participation, non fosse per il primo sangue in corsia superiore, ma dopo di quello è sempre stato attivo sulla mappa, è sempre stato pronto ad aiutare i suoi compagni di squadra e se stesso a raggiungere una fase di gioco veramente pericolosa. Adesso ha già una guinzo dalla sua parte. Perks ha già la guinzo, quindi quella è sicuramente una minaccia incredibile. Adesso mentre ci stiamo avviando verso lo spawn di questo terzo drago elementale, adesso Caps potrebbe essere chiuso in pericolo. Arriva la freccia, non trova il bersaglio.
attenzione però, perché Caps comunque potrebbe essere chiuso il portale rami utilizzato, potrebbero cercare di bloccarlo, ma non ci sono i controlli. Già, non flash. C'è il flash per Clint, quindi già. Non può trovare il flash knock up per interrompere il portale, e Caps riesce a sfuggire, ma ancora si sta fa danzando. Avanti un po' troppo aggressivo, la suprema del portale di ritorno d'arrivo, c'è per appunto il knock up, proprio genere unica, riesce comunque Caps, a schivarlo. Caps, questo è il momento da montaggio. È il momento di giocarsela al meglio del meglio, poi Faker utilizza il portale rami, arriva Wunder con il teletrasporto, ma ormai il duo degli SKT è fuori dai guai. E questo vuol dire drago dell'oceano per i G2. Gli attacchi sul lato della mappa e loro rispondono dall'altro. In questo momento G2 in controllo totale, qui nuovamente su Teddy i primi controlli, ma Mata pronto a divorarlo e risputarlo fuori dalla propria torre. Nessun pericolo, adesso Wunder raggiunge i suoi compagni di squadra, lo vediamo, questo è un early game che è andato completamente a favore dei G2, non sono più le 11 placche a 1 per gli SKT, sono 5 placche a 1 per i G2. 3-0-3 con questo Ryze che adesso ha completato un Lega Magie come secondo oggetto diretto dopo il recall, e non c'è nessuno dal lato SKT in questo momento che possa gestirlo in una side lane. Anche perché Khan ci metterà un po' di tempo adesso a ricarburare, ha un buon farm, tutto sommato, un'uccisione, ma necessita di altri oggetti. Sì, e anche in quel caso il massimo che puoi fare con Victor contro Ryze nello split push è cercare di pulire le ondate con il tuo laser, ma anche in quel caso devi stare ogni volta attento a non utilizzarlo nel momento sbagliato o Caps cercherà l'all-in. Caps in questo momento non può essere arrestato, anche perché Faker non è il migliore. Certo ha le cure, ma non può tenere testa ai danni di Caps. E la suprema che può rubare Sylas non è ovviamente quella che serve per batterlo. Caps ha due oggetti interi, non sono due oggetti da nulla, sono due oggetti belli costosi. Già. Nessuno dal lato del team avversario ha completato due oggetti, neanche il jungler. Complice le tre uccisioni, complice l'ottimo farm, anche le risorse allocate su di lui, le placche, così come anche le prime torri, fondamentale comunque. Qui Teddy Mata rischiano grosso, c'è Clint e Khan, quest'ultimo preso per l'appunto la Suprema di Jankos, la frattura glaciale per disperdere i nemici, poi Mata, l'ottimo utilizzo, la pelle coriacea per bloccarli. I danni comunque si sentono, la freccia di Teddy riesce comunque a stunnare, a bloccare Wunder e i suoi controlli, lo stordimento quindi avviene. Ancora una volta Mata indispensabile, oh Faker! Faker! Che mossa! Quattro di loro, tutti lì sotto, Caps costretto all'abbraccio serafico, lo shutdown da parte di Clint, ai danni di Perks, si rigirano adesso, lo vogliono il portale rami, Caps costretto alla fuga, purtroppo il viaggio degli abissi non porta di tiro d'arrivo, ma c'è Faker, lì pronto. Wow, Faker, che giocata! Perché abbiamo mai dubitato di Faker? Ruba la suprema di Wunder, flash Gnar su 5 persone, le lancia nel range della torre e ha completamente rovesciato le sorti. Poteva essere un ace. Da solo poteva tranquillamente essere un ace ed era solo merito suo. Che azione! Devo rivederla. Sono comunque morti Perks e Wunder. In ogni caso, shutdown nelle mani di Clido. Per un fight che era iniziato a favore G2 comunque, con un ottimo pick da parte di Jankos su Khan, che costringe Mata a investire entrambe le sue summon spell per salvare il proprio top laner, e poi battono in ritirata gli SKT, ma quando arriva Faker rovescia completamente la situazione. Quando rivediamo, guarda Jankos come sta cercando un bersaglio a tutti i costi, il predatore attivo si fa avanti, appena Khan si affaccia, boom, preso, e Mata subito risponde, flasha con il flash di Khan per portare a casa il proprio top laner. Faker non è neanche presente, soltanto adesso arriva, e guardalo, Wunder si fa troppo avanti e il primo bersaglio, la suprema gli viene rubata, e subito Faker la ruba e mio salta Dio. In avanti. Gnar su 5 membri, li lancia non solo nel range della torre ma dentro il campo gravitazionale di Khan, che gli permette di massimizzare i controlli, e i G2 sono costretti alla fuga, sono dispersi, e questo è stato un teamfight mostruoso da parte di SKT, ma non sarà la norma. Esatto. Non sarà la norma, e questa è la cosa importante. Gli SKT devono sfruttare questo vantaggio adesso. Devono capitalizzare su quello che hanno ottenuto nell'ultimo fight, perché non tutti i fight andranno così. Esatto. Ma i G2 sono nuovamente lì. Khan ha trovato un momento da solo, preso, soppresso e ucciso. Bianco e Wunder, però questa volta adesso ribattono. Teddy, l'ottima uccisione, ma qui Caps ribatte con i suoi controlli. Cade quindi anche Clid. Poi lo shutdown, però danno lo stesso Caps. Faker dice no bello mio, l'uccisione me la prendo io, e riesce quindi a ottenere la vita di Caps. Continua l'aggressione, Faker continua a inseguire Jankos. Vogliono raggiungere, d'altronde c'è Teddy della sua, il rallentamento di Mata, può tranquillamente fare DPS Teddy, l'ultimo colpo potrebbe effettivamente raggiungere la catena della corruzione, shutdown! Faker ancora una volta mostruoso, questa volta Faker senpai! Questa volta ruba la ulti di Jankos e la usa per trascinare Caps all'interno del range della propria torre. Non solo i membri degli SKT devono pagare la tassa di Skarner, adesso devono farlo anche quella di G2, devono porre rispetto a Sylas, a questo Faker che sta
letteralmente solo carryando la partita, sta mantenendo il suo team in vita a forza. Le spalle di Faker sono belle grosse perché si sta portando l'intero team. Ma rivediamolo. Perks viene colto fuori posizione dal flash engage di Klee. Dei danni sono troppi per resistere, ma addirittura Caps riesce a trovare una kill. Faker ha la ulti di Skarner e Caps fa il passo troppo lungo in avanti, e con anche lo scattino della E di Faker riesce a riportarlo nel range della torre. Poi è una semplice questione di inseguire i bersagli senza troppi problemi. I rallentamenti certo non mancano dal lato degli SKT. La catena connette su Jankos e da qui il resto è storia. Ma che performance sta tirando fuori Faker. Nuovamente però ci ritroviamo su quella torre centrale. Devono farla cadere G2 perché 22esimo minuto c'è il barone. Qualora ci fosse anche un pick, hanno la possibilità e la priorità. Ma devono stare attenti. Jankos e Cap su questo tratto della montagna, ancora. La freccia connette su Mikix, la frattura glaciale, ma poco importa. Poi la stasi, devono però prendersi questo drago della montagna. Riuscirà comunque Jankos a ottenerlo. Poi Mikix cade sotto i colpi degli SKT. E adesso nuovamente all'inseguimento Kleed potrebbe trovare, portare dei rami utilizzato e portare tutto il team in zona salva. Ben fatto da parte di G2, perdono soltanto il support e ne guadagnano di drago della montagna. Quarto per loro, tra l'altro. Quarto drago elementale, quindi questo, qualora dovessimo arrivare ad un drago maggiore, quelle sono tante stack, ma sembra veramente vano continuare a ripetere questa win condition perché ci arriviamo così di rado. Questa serie neanche un drago maggiore è comparso sulla landa. G2 stanno iniziando a sentire il fiato sul collo da parte degli SKT. Questo early game che stava andando così tanto al loro vantaggio adesso diventa sempre più grigio. Non è semplice, anzi tutt'altro, è davvero una brutta posizione. Nonostante gli SKT colpi di rain ogni volta sui G2, certo, qualora avessero preso anche il drago sarebbe stata una grande mossa, purtroppo un po' tardi sul timing, sulla reattività. Faker sta facendo veramente un partitone. Con questo Sylas riesce a sfruttare benissimo le supreme che il team avversario gli offre. E forse anche i G2 un po' troppo spavaldi, troppo insicuri di quello che l'avversario ha da offrire. Ogni volta che Faker ha tirato fuori quelle ulti sembrava che stesse completamente cogliendo di sorpresa i membri dei G2. Tanto che lo vediamo un teletrasporto. Oh. Purtroppo questa torre ha fatto giocare l'ultimo colpo. Ma attenzione dall'altra parte. Jankos trovato. Ancora che viene distrutta la catena di corruzione. Teddy maldestro questo teletrasporto che lo coglie più che in flagrante. Poi la suprema utilizzata da parte di Faker. Oh. L'ultimo colpo. Riesce a salvarsi. Lo scroscio di HP. Purtroppo non lo trova. E gli SKT rimangono con un pugno di mosche. Faker che trascina Skarner con la sua stessa ulti. Dice come ci si sente. Ma alla fine Jankos riesce a sfuggire con la sua vita. E adesso pressione sul barone. 5 membri dei G2 sono lì pronti a contestare. Wunder deve soltanto caricare la sua. E guarda i danni grazie al drago della montagna. Mate è lontano, Kleed è troppo lontano, però potrebbe trovare la giocata. Potrebbe lanciarsi, purtroppo è tardi. Caps, senza neanche lo smite di Jankos, troverà il barone. Esatto, non c'era lo smite su Jankos. Soltanto Kleed avesse saputo. Ma attenzione, trova Wunder, un ottimo aggancio. Khan bloccato, Faker bloccato. Doppia uccisione, porta i rami. Tutto il team si riversa su Matt e Kleed, poco da fare, arrivano gli stun, Perks decreterà la morte e la fine anche di Mata. G2 si riprendono completamente con questo pallone Nashor, con questa reazione riescono a punire la esagerata confidenza degli SKT. Dopo quei due teamfight, l'abbiamo detto, è stato un fantastico teamfight, è stata una fantastica ripresa, ma non sarà la norma, non tutti i fight andranno così, non troverai uno Gnar con la suprema rubata su 5 membri in ogni singolo fight. E infatti qua Teddy pecca, si teletrasporta sulla torre che sta per cadere e i G2 lasciano che il teletrasporto venga completato prima di abbatterlo. Qua Wunder, neanche, senza neanche saltare, con il flash per negare qualsiasi tempo di reazione, rinchiude Faker e Khan, rinchiude i due solo laner e il portale dei rami che parte ancora prima che l'azione si concluda, perché Cap sa già dove devono andare, sa già cosa il suo team riuscirà a fare, e si portano a casa anche con l'uccisione su Mata. E ora Drago della Montagna, il quinto, se i G2 riuscissero a ottenerlo, e sono problemi per gli SKT perché stanno letteralmente cedendo. Ma soprattutto adesso Barone Nashor che può essere tranquillamente sfruttato da Wunder e Caps nell'1-3-1. G2 che sono veramente, veramente pericolosi con questo, in questo momento la partita, con questo stato del gioco. 6-1-4 Caps. Adesso anche Morello Nomicon a fianco i suoi due oggetti precedenti. Non a caso, quel Ryze andava bannato. Già. Gli SKT qua hanno corso un altro rischio. Hanno fatto un'altra
decisione azzardata. Guarda un altro esperimento dei loro Jankos. Jankos si lancia in avanti, su di lui la punizione di Khan, o meglio la punizione su Khan per rallentare i movimenti. Purtroppo la Suprema non riesce ad agganciarlo. Faker ancora la ulti di Gnar. Ma le magie non sempre accadono. Tra l'altro, una piccola particolarità della Suprema di Sylas è che c'è un cooldown interno ovviamente per ogni membro avversario. Non puoi rubare la stessa Suprema allo stesso membro per un cooldown che è pari al doppio del cooldown della stessa abilità. Quindi, paradossalmente, i buff che Gnar ha subito recentemente sono andati a avvantaggiare Sylas, perché la Suprema di 30 secondi adesso può essere rubata molto più spesso di prima. Già. E infatti ce l'abbiamo sempre quasi disponibile per Sylas, per Faker. Ma ripetiamo, le magie non sempre possono attuarsi due volte di seguito. Faker ha una grossa responsabilità e non è facile. No, ma con questo buff del Barone ancora poco meno di un minuto, ma i G2 lo stanno sfruttando a pieno. Entrambe le torri interne in top e bot Guarda sono cadute Faker grazie top. A quello. Faker si sta girando qua, vuole cercare di difendere. Attenzione, frecce e viaggio di abissi. La freccia sulla parte di Mata, poi su Clid insieme a Khan, pochissima capi per lui, potrebbe salvarsi. Caps arriva con la stasi, potrebbe salvarsi a tutta la vita della sua. Dentro Wunder, Mata, pelle coriaccia, Faker, poi il portale Nami portare via i team. Faker, Perex è dato trova l'uccisione su Mata. Clid riuscirà a ottenere lo shutdown e poi scappa fuori dai guai. Faker, l'ultimo colpo, ma Caps ottiene la sua vita. È ancora full vita. Colui che doveva essere preso, agguantato da 5 membri, si riversa, si rigira e porta a casa ben altre 2 uccisioni. Hanno perso Perks, ma non i rimanenti 4 membri. Mano del Barone sta per scadere. Adesso se ne va. I G2 possono forzare non solo l'imitore top, anche quello bot. Non so se Teddy e Khan possono difendere. Clint si fa avanti, ma deve stare molto attento. Che rischio che stanno correndo in questo momento i G2, ma a ragion veduta, hanno la possibilità, hanno le risorse. In questo momento Caps può tranquillamente fare 1v5. E l'hai visto in quel fight, Faker ha trovato un altro Gnar ottimo su diversi membri, ma non è stato abbastanza perché Caps è riuscito a sfuggire, ha riattivato il portale dei rami per portare in salvo i suoi compagni di squadra. E poi si sono rigirati. Caps sta letteralmente facendo il ruolo di Ryze. Abbiamo detto in questa partita che Faker è Ryze, Faker ha una skin per Ryze, Faker addirittura ha ricoperto il ruolo di Ryze in un video della Riot, ma qui Caps sta letteralmente mettendo il peso del mondo sulle sue spalle, sta salvando tutta la popolazione del suo team, li sta portando in salvo, li sta facendo da babysitter, esattamente quello che è Ryze. Wow, che emozioni, ma staremo a vedere per l'appunto il replay di come tutto è iniziato. E se pensi che è iniziato SKT, con un favore estremo SKT, perché collassano in 4 su Caps con questo viaggio negli abissi, con la freccia che blocca addirittura l'intervento di Jankos, ma Caps riesce a guadagnare così tanto tempo, addirittura Scan costretto alla fuga fin da subito, e il doppio teletrasporto poi dai rimanenti 2 membri dei G2. Mata salva Clid con il suo divorare, ma poi arriva la catena della corruzione. Lo Gnar da parte di Faker colpisce Perks e Jankos, e infatti Perks cade alla fine grazie alla Suprema di Clid che lo coglie fuori posizione. Ma i danni che questo Caps riesce a fare, addirittura rinchiudendo Faker perennemente nella prigione runica per segnare il suo destino, adesso avanzano verso la torre in corsia centrale. E guardiamo qui i danni per l'appunto, non a caso come la Gold Elite, tutta a favore G2 Caps. E adesso nuovamente assedio, Khan troppo avanti, il rischio è grosso. Non ci sono fasce di argento vivo neanche per sbaglio nella comp dei nemici. Soltanto su Mata, perché Mata sa che finché lui è vivo può divorare i suoi alleati. E gli SKT stanno scommettendo così tanto sull'abilità del loro support. E effettivamente per ora ha funzionato. Ogni volta che vedi Jankos che si lancia in avanti con quel pungiglione, Mata è pronto, flash e preleva il suo avversario, lo salva dalle fauci della morte, ma non potrà funzionare per sempre. Adesso c'è Wunder sulle torri del limitore, la frattura glaciale, la catena della corruzione connette Wunder, però a Minion che vanno a proteggere. Occhio, finalmente Faker si butta dentro, la stessa cosa Jankos trova su Clid, un ottimo controllo, poi Khan riesce a trovare un'uccisione sullo stesso Faker, si butta avanti, Perks ormai è caduto, Mix e ovviamente lo stesso cadere Ami. Portare rami da parte di Faker, rubato su Caps, vogliono la sua uccisione, vogliono il suo shutdown. Sicuro quel Caps può provare la magia, è contro 3, potrebbe provarci, lega della corruzione, non lo trovano, gli ultimi colpi, la stasi per guadagnare tempo, devono chiuderlo. Teddy, Caps, l'ultima magia, ma alla fine lo shutdown, ma intanto Wunder è libero di fare danni su quella struttura. Wunder sulle torri del Nexus continua a mettere pressione alla base avversaria, continua ad attirare l'attenzione del team avversario. Con questo Gnar non avrà difficoltà a fuggire, la sua build 100% incentrata sullo split push. Guarda quanto attack speed ha, speranza perduta e danzatore fantasma addirittura. Wunder vuole soltanto distruggere torri dietro agli occhi degli SKT. Non gli interessa del team fight, non gli interessa quello Gnar a 5 membri. Che emozioni questa partita mi sta facendo, non lo so, io ho il cuore che ogni 2x3 fa un salto, proprio salta.
Gli SKT stanno veramente giocando benissimo a livello di pick. Ogni volta trovano il trasporto, giusto. Non sanno però che Jankos è lì nelle vicinanze. C'è anche il pillar giustamente dalla loro, quindi c'è totale visione. Wunder però in base. Wunder è in base, vuole chiudere. Khan costretto ovviamente al ritorno in base. Questa potrebbe essere la fine per gli SKT, che potrebbero chiudere. Jankos potrebbe lanciare dietro, potrebbero rubarsi il barone. La punizione, ma Mata prontamente prende, mangia Jankos, lo divora. Wunder però contro Jankos dall'altra parte. C'è anche Caps. Però possono chiuderla. I teletrasporti ovviamente da parte di Faker sopraggiungono. Caps pochissima vita, braccio serafico, il portale Rami portarsi indietro in arrivo. Qui un ottimo utilizzo della suprema di Jankos da parte di Faker, consegna Wunder nelle loro mani. Un'ottima uccisione e difesa, ma la prima torre del Nexus è caduta. E quella importante, adesso ci sono 5 membri degli SKT con il barone, ma sono costretti a difendere perché la loro base è in pericolo. Wow. Occhio, Khan su Caps vuole la sua vita. C'è anche Clid, sta convergendo in corsa inferiore, potrebbero effettivamente riuscire a chiuderlo qualora Caps per sbaglio si dovesse bloccare anche solo un attimo. Corri Caps, corri, la lunga falcata potrebbe salvarsi, c'è la torre, ma ciò non toglie che i livelli ci sono, come le statistiche. Potrebbe arrivare il knock-up, l'abbraccio serafico, riesce Caps, riesce a sopravvivere e a portarsi a casa l'uccisione su Clid. E adesso si fa avanti con ancora più fiducia, ma deve stare attento, ci sono anche Teddy e Matale vicino, ma non sono disponibili le loro supreme. La base degli SKT è costantemente a rischio. Il barone adesso non è più presente su Clid, ma rivediamo ancora una volta questo teamfight. Lato Baron, i G2 stavano cercando di fare del loro meglio per bloccare gli avversari, impedire i recall, impedire il Baron. Jankos purtroppo non riesce a trovare lo steal, ma guadagna abbastanza tempo, addirittura il suppress, Mata che lo purifica. Perks cerca di fare più danni possibile nel frattempo nella base. Questo era quello che stava succedendo, il teletrasporto da parte di Faker gli permette di guadagnare abbastanza tempo da impedire la fine della partita. Addirittura ancora una volta con la suprema di Skarner trascina Wunder con sé dopo essere lanciato via sotto torre. Che tensione, mio Dio, hai una tensione che puoi tranquillamente tagliare con il grissino. Ma è davvero in bilico la partita, perché adesso i G2, anche semplicemente andando a, non lo so, scambiare qualche struttura, possono distruggere l'ultima torre. Cose importantissime, gli inhibitor sono respawnati per gli SKT, quindi non c'è più la base aperta, non c'è più il Nexus così vulnerabile. E ora guardali, sono loro ad attaccare le torri. Sono loro che pushano in mid con 5 membri praticamente. Suprema di Perks rubata da Faker, quindi adesso a disposizione la catena corruzione parte. Vogliono bloccarlo, ma Caps è lì, Caps sta continuando a pushare, non gli interessa niente. Loro sanno che hanno la meglio nello split push. Sono gli SKT che devono reagire a loro, non sono loro che devono reagire. Però Faker si lancia dentro, c'è la suprema utilizzabile, potrebbe rubarla. Addirittura questa volta Jankos lo preleva, la frattura glaciare per seminare e disperdere il team nemico. Ora però devono tornare in base. Hanno fatto questo engage, hanno rischiato, gli inibitori sono sotto attacco. Non stanno recollando, li stanno interrompendo. Questa potrebbe essere la fine della partita. Potrebbero farcela addirittura qui il portale Rami, Caps in aiuto. Cadono le torri velocemente, viaggio degli abissi, Mate Teddy, ma qui ormai sembrano i giochi fatti, potrebbero ancora salvarsi, ma c'è poco da fare. Caps, l'abbraccio serafico, i danni, Wunder, gli ultimi colpi, Wunder, Wunder, Ignar, e riesce, Wunder, e riesce, 2-2, palla al centro, tutto da rifare. Oh mio Dio, cosa? Perché sempre noi? Un possibile reverse sweep, un 3-2, questo è poco, ma sicuro. Assurdo. Un finale di partita assurdo. Che presenza mentale da parte dei G2 in quella partita per riuscire a mantenere la lucidità di decidere di fare quelle azioni così rischiose. E anche quando era questione di andare là, sfruttare Ryze e Gnar nello split push per prendere quelle ultime strutture, con una il resto della composizione dei G2 sembrava essere fatta apposta per questo scenario. Perché l'hai visto poi Braum, Varus, Skarner con tutti i controlli, il lungo range di Varus, i rallentamenti che tutti questi campioni hanno da offrire sembrano fatti apposta per ritardare il team avversario, per impedire i recall. E esattamente quello che hanno fatto, quello di cui avevano bisogno. Addirittura il viaggio negli abissi che porta Mata e Teddy nella loro base in tempo. Gli ultimi colpi sul Nexus. Wunder che letteralmente lancia via l'intero team avversario per dare quelle ultime testate al Nexus per farlo esplodere. E ci riesce. Ed è stato una partita di non centimetri, millimetri. Sto sudando. È incredibile. E nuovamente qui accompagniamo sempre noi questi famosi 3-2. Ti giuro, non ce lo scrolliamo di dosso. È qualcosa di incredibile. Abbiamo fatto non so quante best of 5 e sono tutte finite. 3-2.
E continuiamo comunque la nostra tradizione, questa volta vedremo se saranno i G2 o gli SKT a prevalere, anche perché abbiamo detto 2-2, tutto da rifare, e questa volta però c'è solo un'altra partita disponibile. Esatto. E basta. Esatto. E come dicevi tu prima nella serie, vorrei vedere i G2 affrontare questa serie un po' come se fossero più best of one, portando un pochino più di stile ad ogni partita, un pochino più di flavor. E adesso è quello. Adesso è una best of one, punto. Chi vince questa va in finale, chi perde questa va a casa. All'interno di una serie prolungata è un po' più difficile affrontare ogni partita come best of one, perché se hai altre opportunità, se sei... se sei 1-1, quando arrivi al game 3 non puoi trattare il terzo game con best of one, perché entrare in mentalità da best of one vuol dire che se perdi per te è finita. Esatto. Ma lì non è ancora finita, hai ancora quella seconda opportunità. Adesso però è tutto lì, è la posta in gioco, serve, non è mai stata così alta. Serve la parte croccante adesso, devono fare una draft di quelle veramente allucinanti, nucleari. Serve qualcosa di magico che batta la formazione SKT, perché ora gli SKT hanno un po' il dente avvelenato, molto probabilmente ce l'hanno non avvelenato, di più proprio perde proprio veleno dalle zanne. E questo è importante perché ora torneranno, e sono abbastanza certo conoscendo il loro passato, torneranno con una presenza così ferrea che loro probabilmente, a mio avviso, drafteranno così tanto late game che ti chiudono proprio le montagne davanti alle strutture, e poi veramente li rivedi al 40° minuto e ti one shottano. Devono mettere in campo qualcosa, non dico un pike di Wunder, ma qualcosa di altrettanto estremo. E non c'è mai stato momento migliore per farlo. Siamo al game 5 della semifinale contro gli SKT. Qui ti devi giocare tutto. Questo game 4, il giocarsi tutto è stato forse Ryze, Caps, che ancora una volta ha una performance mostruosa, e questa serie sta veramente mostrando i limiti che Caps può raggiungere in senso buono e in senso cattivo. L'abbiamo visto avere partite difficili, partite faticose in cui viene colto fuori posizione multiple volte, e poi partite come questa dove riesce a gestire 2v1 in corsia laterale, a tirare avanti uno split push perfetto, a tirare fuori dei portali dei rami impeccabili. Vorrei dire è Ryze, ma per quanto Ryze ti metta nelle condizioni di poterlo fare, devi poterlo fare. Devi saperlo fare. Fammi rivedere qua ancora una volta. Questa è una magia incredibile. Perché questa è una di quelle giocate che ti devi godere. Una di quelle giocate che sai che sarà per sempre nei montage. Sì. Eccolo lì, lo scattino, flash, down. Tutti e cinque dentro. Fantastico. Ed è un peccato che non ci fossero abbastanza danni a Wakelead, solo ora sopraggiunge, perché lì un bel no cap su 4 sotto torre. Ah, che bellino. Questo poteva ribaltare un po' la situazione, che era già a sfavore SKT. Sì, assolutamente, era una situazione estremamente delicata. E appunto per questo Faker questa partita deve, dopo questo game, o è veramente arrabbiato o è veramente amareggiato, perché ce l'ha messa tutta in ogni fight, dopo ogni engage era lì pronto a reagire, pronto a spalle grosse così. Ed è stato unicamente lui che ha mantenuto il suo team all'interno della partita per così tanto tempo. Se non ci fosse stata quell'azione da quello Gnar da 5 persone, avevano già distrutto le torri, tutte quelle ulti di Skarner che ha rubato a Jankos per sfruttarle, anche contro Jankos stesso, cioè spesso contro Jankos stesso. E Faker ce l'ha messa tutta, nonostante ciò non è stato abbastanza. E il modo in cui hanno perso, soprattutto quando sembrava che iniziassero ad averla meglio, quando riescono a riprendersi un attimo, a scacciare l'aggressione. Eccolo qua, lo vediamo, quest'ultimo push. Guarda quanto cercano di ritardare il recall dei membri degli SKT, che corrono indietro, non possono fermarsi a recollare. Hanno il Baron, hanno i recall potenziati, nonostante questo non ce la fanno. Faker deve nascondersi in un cespuglio, tutti flash in avanti da parte dei rimanenti membri dei G2 per bloccare le altre persone. Ormai. Qua, questo scontro finale, Wunder che tira gli ultimi colpi e qua li lancia via per garantirsi abbastanza tempo con il salto, inoltre, per dare gli ultimi colpi. Le catene arrivano troppo tardi, il Nexus è già esploso, la tensione sugli sguardi spegne dei membri dei G2 che viene rilasciata in un attimo solo. Ho fatto quel gioco di sguardi della serie. È fatta. Ma ce l'ho fatta, basta. Ma c'è ancora un'altra. Madannaccia. Scherzi a parte. Prima di quella, eccolo qui per l'appunto, se lo mando in replay, c'è stato questo piccolo re-engage per l'appunto da parte, qui la freccia per bloccare, poi c'è stato quel piccolo re-engage qui, Faker si lancia. Le comunicazioni, senti proprio le persone che stanno comunicando, entrambi, cioè tutti i membri di G2 hanno una chiara idea di cosa stanno andando a fare.